Ciao a tutti ragazzi, ciao Dino. Allora, io non avrei mai fatto questo video, soprattutto perché questo video è per Dino Tinelli. Ho grande stima per te, Dino Tinelli, e tu lo sai benissimo, anche perché sei stato praticamente il pilastro della terra piatta. Però, comunque, ci sono stati, come ben sai, dei problemi. Quindi questo video è per mettere in chiaro dei punti a me importanti, perché anche io adesso faccio parte di questo gruppo che si chiama ATI, Associazione Terrapiattisti Italiani. Quindi in questo video c'è un minuto e mezzo dell'ultimo video pubblicato da Dino Tinelli e successivamente ci sono le chat fra me e Dino e il mio gruppo, e poi dopo vi spiegherò cosa è successo. Ciao ragazzi. Trolls 3.0, uno per tutti, tutti per uno. Il progetto Ricerca Indipendente è profondamente contrario a questa nuova metodologia di ricerca, priva di qualsivoglia sensata e basilare logica, ed una diffusione di materiali irrilevante quanto inconcludente. Pertanto, però, in Italia le cose vanno un pochino diversamente. Grazie al lancio del pallone sonda Augusta 2019, il gruppo dei terrapiattisti del grande geoide geocentrico Terra Magic riescono nell'impresa di registrare la tanto ricercata curvatura terrestre. Grazie alle fotocamere GoPro 3, munite delle famigerate lenti grandangolari estreme, dette fisheye, finalmente i sostenitori del Terra Magic GGG e del progetto ATI potranno vantare prove inconfutabili e veritiere della curvatura della Terra, con tanto di testimonianze prettamente scientifiche circa l'anomala propensione delle lenti fisheye di distorcere gli scenari. Verrà dimostrato inoltre che la telecamera GoPro può deformare le immagini a seconda del suo orientamento. È difficile non fare ironia. Come punto d'inizio, non sarebbe bastato non utilizzare le GoPro? Una presa per il culo dall'inizio alla fine, iniziata già da diverso tempo e destinata a durare fino a quando i rincoglioniti continueranno ad abboccare ai giochetti di questi trolls evoluti. Deridi uno per deridere tutti. Trolls 3.0, uno per tutti, tutti per uno. Allora, dopo il primo lancio, Augusta, io sono entrato a far parte di questo gruppo, ATI, come dicevo prima, Associazione Terrapiattisti Italiani, e successivamente Dino ha pubblicato un video contro Augusta, intitolato Questi quattro terrapiattari, una cosa del genere, dove era riferito questo video a Augusta e ai membri di questo gruppo, alcuni dei membri di questo gruppo, che sicuramente avranno avuto dei problemi con Dino. Io ho cercato di mettere pace in questa situazione, ma adesso sentirete i vocali che ci siamo mandati, i testi, vedrete da soli, insomma, cosa è successo. Ciao carissimo Manuel Buffa, vabbè, ti mando questo vocale perché comunque io ho stima nei tuoi confronti, ho molta stima, però io faccio parte di un gruppo dove Augusta, ho fatto parte anche io di Augusta, sto facendo parte di Augusta 2, che è il prossimo lancio. E di Augusta 1 ho partecipato, ma non come diciamo sostenitore, perché sono entrato dopo nel gruppo. Ho visto il tuo video che hai fatto sui quattro terrapiattari, penso che tu ti riferisca a Augusta. Allora ti spiego cosa è successo. Augusta inizialmente è partita con una GoPro e due telecamere a obiettivo normale, quindi videocamere normali, non fisheye. Cosa è successo però? Dopo 20 minuti queste telecamere hanno smesso di funzionare, forse per la bassa temperatura si sono congelate infatti.
quando hanno aperto la scatola, le telecamere erano spente, congelate, e invece la GoPro no, perché come ben sappiamo la GoPro, per quello che costa, è per gli sport estremi, no? Quindi c'è stato questo problema. Infatti il primo lancio è comunque stata un'esperienza, è stata una bella esperienza. Abbiamo capito, hanno capito gli errori che hanno fatto, ma anche dalle immagini della GoPro comunque hanno ricavato, insomma, delle immagini di una terra piana. Sono state poche le immagini, perché giustamente la GoPro, quando si muove, come ben sai, crea distorsioni dell'immagine. E quindi sono sincero, Dino, i ragazzi sono rimasti un po' male, perché hanno speso un sacco di soldi, e anche io ci sono rimasto male, perché penso che quel video che tu hai postato è contro i ragazzi, però i ragazzi ti posso garantire che l'hanno fatto, ci hanno messo tanto impegno, Porelli, hanno messo tanto impegno, hanno buttato tanti soldi, e gli errori si fanno, siamo esseri umani come sono esseri umani anche loro. Però se quelle due telecamere hanno smesso di funzionare per le basse temperature, purtroppo non è colpa loro. E infatti mo da questo errore rimedieranno, stanno cercando il problema, di trovare la soluzione, e ci sarà, insomma, il prossimo lancio. Quindi Dino, niente, volevo mandarti questo vocale per dirti, io mi ritengo una persona schietta, cioè, quindi quello che penso devo dire. Io ho molta stima nei tuoi confronti, però questo video che hai postato, insomma, non mi ha fatto molto piacere per questo motivo, perché i ragazzi si sono impegnati veramente tanto, che ci stanno dentro, come ben sai, comunque ci stanno ingegneri, insomma, gente che anche a livello tecnico che è molto preparata, quindi ci hanno dedicato tanto tempo dietro, e si sono ritrovati sto video, sicuramente è per loro questo video, e quindi ci siamo rimasti tutti un po' male, ma più che altro per l'impegno che abbiamo, che hanno fatto, Porelli, quindi vabbè, niente, volevo solamente dirti questa cosa, che a me non è piaciuto, ecco, a me personalmente non è piaciuto. Poi so che non te ne può fregare niente, però da terrapiattista che sono, da ricercatore come sono io, come sono i ragazzi, ti posso dire che per l'impegno che ci hanno messo, trovarsi un video così non è stato carino. Loro non sanno niente di questo vocale, ma è il video, quello che ho visto io, quindi ti ho voluto personalmente mandare questo vocale. Un bacione, Dino, e buona giornata. Ecco, questo è stato il mio vocale. Successivamente c'è sotto la sua risposta: ciao, ho stima anche io di te, ma il video ha preso questo titolo per altri motivi, non per il progetto Augusta. I ragazzi di cui parli sono persone apposta, sicuramente ci sono altre persone all'interno del gruppo che sanno e stanno lavorando per altri scopi. Non è vero che non mi interessa nulla, ma non è rivolto a chi ha messo impegno e costanza, è rivolto ad altri elementi poco affidabili, e queste persone lo sanno che è rivolto a loro. Chi si muove col pensiero sano come te non sanno di essere guidati, e succede nei gruppi, da gente senza scrupoli. Grazie per il tuo interessamento. Allora, questo gruppo a me non mi sta guidando da nessuna parte, non fanno un doppio gioco, anzi, assolutamente, sono tutte persone carinissime. Nel gruppo ci sono persone anche non solo della terra piatta, ma anche geocentristi. C'è chi pensa che la terra sia concava, quindi questo gruppo è misto, e ci stiamo impegnando tutti quanti per fare un'unica ricerca e lanciare questo secondo pallone, che si chiamerà Augusta 2. Quindi io, contento della sua risposta, ho mandato la risposta ai ragazzi nella chat. Questo è il mio video di ringraziamento, è il mio vocale di ringraziamento.
Ah, grazie, allora Dino, ti ringrazio della risposta e allora riferirò ai ragazzi che non era per loro. Grazie tante, grazie. Poi dopo i ragazzi mi consigliano di riparlarci con Dino e di creare un gruppo tutti quanti insieme. Cioè l'intento era di far entrare Dino nel nostro gruppo e di mettere chiarezza su quegli elementi che io non so, quegli elementi a cui, con cui Dino avevano avuto dei problemi. Noi ci abbiamo provato e quest'altro vocale. Dino caro, senti una cosa, allora ci sono i ragazzi che gli piacerebbe avere un dialogo civile con te, questo mi stanno dicendo, soprattutto Agostino Favari e gli altri ragazzi, insomma, mi hanno detto che se vuoi puoi partecipare, se vuoi entrare con noi nel secondo lancio sei comunque il benvenuto e versi la tua quota e entri, però loro giustamente vogliono avere un dialogo civile con te. Alla fine è anche carino il gesto, Dino, se vai a vedere, perché queste sono cazzate, cioè dovremmo andare tutti su una stessa onda, no? Pensarla tutti nella stessa maniera, più che altro non metterci il bastone fra le ruote, fra terrapiattisti, perché comunque siamo tutti terrapiattisti, che agli occhi di persone esterne ci possono vedere e ti possono vedere come diversamente da quello che vogliamo fare. Cioè magari una persona che si sta avvicinando a questa teoria dice: ma com'è, questi sono tutti terapeutisti, ma se parlano contro, capito come? Cioè sarebbe bello invece che ci spalleggiassimo tutti. Cioè io, per dire, nei miei video ho nominato te, Luigi Baratieri, Furatillo, Nicola, cioè io vi nomino sempre tutti, perché è anche bello che gli altri vengano a conoscenza di altre persone che ci stanno dietro, che lavorano e fanno lo stesso identico nostro lavoro, le stesse nostre identiche ricerche. Cioè invece da creare divisione, così possiamo fare gruppo. Ecco, puoi partecipare anche tu a questo lancio, venire sul posto, verificare anche quello che è successo della volta precedente. Io so che ci sono degli elementi all'interno di questo gruppo che ti stanno sul cazzo, lo so benissimo, però sarebbe un'occasione per parlare civilmente voi, perché io non ho problemi con nessuno, parlare civilmente, chiarirvi e dirvi le cose che pensate. Sei un pezzo di merda, non sei un pezzo di merda, tu hai sbagliato questo, tu invece hai fatto bene quest'altro, che ne so. E trovare un modo, cioè, per essere tutti uniti, invece che metterci il bastone fra le ruote. Non date il satanista a nessuno, cioè fa un gioco insieme, tutti quanti insieme, sarebbe figo. E successivamente poi c'è la risposta che io ho inoltrato dei ragazzi a Dino Dinelli. Allora, questa è la risposta. No, questa è la risposta di Dino Dinelli. No, dei ragazzi. No, non è questo il punto. Il punto è che una persona sana di mente e coerente non può dire citazioni. Io rispetto il progetto e le persone che hanno contribuito, nonostante queste persone non si rendano conto che nel loro gruppo sono persone che fanno parte dei poteri occulti. Se hai problemi con quelle persone, allora risolvili i problemi con quelle quattro persone, non con il progetto. Tra l'altro le persone gli hanno già proposto più volte un dialogo civile e, come anche te puoi notare, Agostino svolge veramente un grande impegno. Questo messaggio gradirei se tu lo inviassi. Questo è il gruppo nostro e io l'ho rigirato a Dino.
E successivamente c'è la tua risposta. Manuel Buffa, con tutta la stima che ho per te, tirati fuori da questa cosa, ok? Chi ha il prosciutto sugli occhi se lo tenga, cazzi suoi, so io. Va bene? Io non ho nessun discorso non civile, non mi metto a parlare con le persone che stanno facendo il doppio gioco. Se non capite questa cosa, continuate per la vostra strada, ok? Io ho messo solo un video dedicato a quei quattro terrapiattolari. I quattro terrapiattolari lo sanno, ed è già stato detto più volte quello che penso di alcune persone. Non che lo penso, ma ho le certezze. Di conseguenza, se non capite queste cose, statemi lontano, perché io non ho voglia di perdere tempo con queste cazzate. Qui non stiamo giocando. Qui si sta facendo il doppio gioco, anche facendo appositamente dei video perché poi Dino Tinelli faccia questi video. Non ho più bisogno di spiegarvi nulla e sicuramente non vi manderò niente di quello che voi gradite, perché non è gradito a me. Ciao. Se vuoi sentirmi, sentimi per altre cose, non per queste. Se non vi è chiara la cosa, andate ad approfondirvela, ok? Sono 6 anni che seguo le persone e ci sono persone che sanno benissimo quello che hanno combinato alcuni. Ciao. Questa poi successivamente dopo è stata la risposta sempre dei ragazzi. Manuel, io metto da parte tutte le offese che mi ha detto in pubblico, metto da parte i personalismi e se Tinelli vuole chiarire perché mi ritiene un keeper, o io parlerò con lui con calma e rispetto. Se lui mi dice i motivi, io risponderò con le mie ragioni e sono sicuro che potremo arrivare a chiarimento. E io successivamente ho detto riferisco. Niente, questo è stato quello che è successo. Ci tenevamo a precisare e a mettere in chiaro questa situazione, perché sembrerebbe che qualsiasi cosa noi facciamo o qualsiasi altra persona abbia delle iniziative carine, magari interessanti, di ricerche, cose varie, se non passa sotto le mani di Dino Tinelli, noi siamo debunker oppure persone che fanno il doppio gioco. Non trovo giusto questa cosa, perché adesso faccio parte anche io, ho messo dei soldi per questo gruppo, ho messo dei soldi per il secondo lancio che farò parte anche io, e queste persone ci stanno mettendo tanto impegno, come ci sto mettendo tanto impegno anche io. Abbiamo tutti una famiglia, abbiamo tutti un lavoro, ma ci dedichiamo anche tanto per fare ricerca onesta e per divulgare la verità, e non ho trovato giusto che Dino Tinelli ha fatto questo video contro i ragazzi, dandogli comunque degli impostori, oppure che facciano disinformazione. Ma qui la disinformazione la sta facendo solamente lui. Allora, siamo arrivati. Avete ascoltato, insomma, quello che ci siamo detti su WhatsApp. I ragazzi hanno cercato di trovare un dialogo amichevole e, come avete ben sentito, Dino ne era contrario. Da persona che è Dino, dall'importanza che ha Dino nel suo canale, perché vanta comunque, su dall'ultima volta che ho visto i suoi iscritti stavamo intorno ai 32.000 iscritti, una cosa del genere, quindi a livello di questa teoria terra piatta lui può creare problemi, può crearci problemi, perché se posta un video, due video, questo è il secondo video che ha fatto, se posta due video contro il gruppo Adi si fa un mazzo così, e me lo faccio anche io perché lavoro, ho una famiglia, ma dedico del tempo insieme a questi ragazzi, dedichiamo dei soldi, facciamo ricerca insieme, tutti i giorni postiamo foto, video insieme e lottiamo tutti quanti per un'unica ragione, trovare la verità
E di certo non facciamo disinformazione, come dice Pino, Dino Dinelli, scusate. Lui dice sul suo video che facciamo disinformazione da anni, che degli elementi in questo gruppo fanno disinformazione. Però l'unica cosa, l'unica differenza fra noi e lui è che noi con le nostre mani, con il nostro portafoglio, facciamo un gruppo, raccimoliamo dei soldi e facciamo noi i nostri test. Dino, come ben sappiamo, lui è un fantastico traduttore, perché trova dei video online, li traduce e li posta sul suo canale. Grazie a lui, se io sono qua, anche grazie a lui, perché determinati video io non potrei mai averli visti se non con le sue traduzioni. Però fatto sta che lui sta sempre dietro una scrivania, prende dei video, li monta e sicuramente si farà dare una mano da qualcuno, perché pubblica più di un video al giorno. Io non riesco a fare un video in una settimana, lui ne fa 2-3 al giorno, quindi evidentemente c'è qualcuno che gli dà una mano. Però lui rimane dietro una scrivania e cerca nel web, traduce e riposta. L'unica differenza fra lui e noi è che noi ci rimbocchiamo le maniche, spendiamo soldi nostri e facciamo ricerche, portiamo prove. Se è stato un problema l'ultimo lancio che è stato fatto, c'è stato un problema con le telecamere perché si sono rotte, si sono congelate, non si sa che cosa è successo, ma queste due videocamere a obiettivo normale hanno smesso di funzionare. Quindi l'unica telecamera che è rimasta in funzione è la GoPro, che ha un obiettivo grandangolare, ma da come abbiamo ben visto anche sul video di Augusta, la Terra non presenta curvatura, quindi anche a 38 km d'altezza dove è arrivata la telecamera non presenta nessuna curvatura, e anche con un obiettivo fisheye, perché dall'ultimo mio video che ho postato vedrete gli esempi del funzionamento della fisheye. E quindi ragazzi, quello che voglio dirvi è: pensate con la vostra testa e cercate di valutare le persone e giudicare le persone da quello che fanno, non dall'importanza del loro canale. E grazie dell'interesse a tutti quanti e scusate per questo video così lungo, ma era fondamentale anche per il prossimo lancio che ci sarà. Il prossimo lancio è previsto per l'estate prossima o primavera prossima. Stiamo raccimolando i soldi e stiamo trovando del materiale migliore di quello di prima. Quindi chiunque di voi volesse far parte di questo gruppo di Augusta 2 del secondo lancio mi può contattare in privato e lo inseriremo. Grazie a tutti ragazzi, a nome di Ati e a nome di Manuel Buffa. Ciao Dino.